Per lo stesso motivo, Katia, però, cosa vorrebbe dire per il Milan fare la pool salvezza? Il Milan non andrà in Serie B, lo scriviamo, lo diciamo da tanto e siamo convinti di questo, però per un Milan avere a Wismara il Napoli, il Pomigliano, il Como e la Sampdoria, sempre con tutto l'affetto e rispetto, quindi sarebbe una stagione assolutamente fallimentare. Milan che, come dicono quelli bravi, Katia, i giornalisti quando raccontano delle crisi, dicono psicodramma. Lo psicodramma del Milan che batte il Como, finalmente, ah, è ritornato il Milan, finalmente doppietta di Staskova, poi vanno a Pomigliano penultima in classifica e fanno uno 0-0, ma tristissimo, proprio triste, hanno fatto un mezzo tiro in porta. Abbiamo dovuto ieri montare gli highlights, no, che abbiamo fatto vedere per la Rai, e non abbiamo trovato delle azioni degne di nota da far vedere negli highlights. Sì, no, giusto una ripartenza dei loro che è nulla di particolare, ma proprio per andare a trovare un'immagine significativa. Beh, hai detto bene, lo psicodramma che continua, dove io ho una convinzione, no? L'ho detto spesso, lo dico più fuori onda che in onda, ma perché le circostanze sono relative, però lo dico qui, io ho l'impressione che manchi la mentalità. Manca la mentalità perché comunque il Milan, no? Che abbiamo visto contro la Roma, che abbiamo visto contro la Juventus, e ricordiamoci che a Biella contro la Juve davvero ha fatto una signora partita il primo tempo in maniera particolare. È una squadra che dice: vedi, i valori ci sono. Quindi, quando gioca delle partite top, comunque rispetto ai primi mesi di campionato, un po' di crescita si è vista sia nello sviluppo del gioco, sia diciamo in un equilibrio tattico complessivo. Poi, però, affronti delle squadre di caratura inferiore e cosa fai? Non scendi in campo. Perché lì è proprio non scendi in campo. Perché non è tanto che diciamo così, è una partita sottotono. Non costruisci azioni da gol, non hai pericolosità sotto porta, non vinci contrasti, non hai agonismo, non hai cattiveria, non hai determinazione, giochi in punta di piedi come sembra che da un momento all'altro tutto ti è dovuto senza andartela a conquistare. E allora non va bene? No, non va bene, Non va perché bene, no. assolutamente, voglio dire, a volte, no, i risultati non arrivano e dici, non c'è il risultato, ma c'è la prestazione. Ma, ahimè, quello che sta mancando al Milan dalla prima giornata, anche nelle partite dove ha giocato meglio, è il carattere. Il carattere, la voglia di conquistare 3 punti a tutti i costi. E io questo veramente non riesco a comprendere come mai passano i mesi, il mercato cambia qualcosa, è Cambiano gli cambiato allenatori. l'allenatore e tutti, e Ma quello. siamo ancora a questo livello. Ed è davvero molto preoccupante. Cioè, se io fossi, no, il Milan, mi preoccuperei La perché signora devo Milan? capire. Sì. Ci sono anche in chat tifosi del Milan? Ci dite cosa pensate della vostra squadra? Tra l'altro ci fate notare che ricordare ovviamente che il Milan ha acquistato Nadim, no? Nadia Nadim. Ok, Nadia Nadim è stata una grandissima giocatrice, un personaggio pazzesco. Io sono personalmente molto felice di vederla in Italia, proprio di poterla vedere fisicamente giocare, di vederla indossare una maglia di una squadra italiana. Perché, cacchio, cioè, 10 anni fa nessuno se lo sarebbe mai aspettato così per Aslani, per Vero. Però ti chiedo, una giocatrice di 36 anni che non gioca da un po', che ha avuto un sacco di infortuni, boh, è l'acquisto giusto? No, Abbiamo visto beh. cosa ha fatto la Fiorentina, cioè, scusami, la Juve ha preso Ezeghini, 2001, che sta facendo molto bene. Janogy non ha 30 anni e sta facendo bene. Boh, non lo so, che pensi? No, allora io penso questo. Intanto, visto che ahimè qui faccio una critica e nessuno si deve offendere, ma che la critica è in generale che tutti i club sono sempre più omertosi e danno sempre meno notizie a carattere generale, quindi vale per tutti, ok? Però mi domando, Aslani neanche in lista contro il Pomigliano, quando era titolare fino alla settimana prima, non esce una notizia su Aslani, allora mi domando, cos'è? Arriva Nadine e va via Aslani? No, perché io francamente la domanda me la faccio anche perché poi sei lì che non è che ti stai giocando la Champions o lo scudetto, ma il piazzamento per il playoff. Ok, allora dico, te le tieni in rosa tutte e due? Che sono due giocatrici, non solo, come dici tu, star, perché rispettivamente una in Svezia, Aslani, l'altra in Danimarca, Nadim, sono ve due vere e proprie star, non Mamma sono solo mia, sì. calciatrici, ma sono star. Sono star perché se lo sono anche guadagnati, meritato, tra l'altro in paesi
va sottolineato questo, del nord Europa, dove l'emancipazione per le donne è nettamente avanti, quindi significa che quando una si realizza, come in questo caso loro da calciatrici, intanto l'hanno potuto fare per mestiere sin da piccoline e quindi hanno potuto investire, no? In sì, Nadim ha fatto proprio fatica, poi no, se vuoi raccontiamo dopo lo raccontiamo per scelta, no? Però per dire che sono diventati dei personaggi anche oltre il calcio per il fatto che comunque sono di una nazionalità in cui il calcio aveva un'importanza superiore, ok? Quindi in questo senso basti solo paragonare, per chi non lo sapesse, che Aslani in patria è considerata al pari di Zlatan Ibrahimovic, perché è così. Anche lei ha avuto la sua statua, ha avuto dei riconoscimenti sportivo, incredibili, cioè... sì, sì. Ok? Quindi in questo senso... Sì, ti racconto una cosa di Ibrahimovic. Sì. Vai, vai. In questo senso ti dico... Qualcuno mi risolve il mistero? Dove, che fine, magari appunto così, solo un momento, visto che il mercato è aperto, io fino a quando non si chiude... Non mi fido, no, non mi fido, perché poi sai, sostenere due stipendi così importanti all'interno di una squadra che già di giocatrici di alto profilo, no? Pensiamo anche alle nostre azzurre, Bergamaschi, Giuliani, vabbè, non più Guagni e Cernoglia, ma sono giocatrici che guadagnano, visto il loro passato con l'Italia, eccetera. Insomma, a me viene da pensare che comunque qualcosa ancora stia bollendo in quel di Milano. È vero, ci dicono in chat, Aldi, l'età non conta, alla fine la mentalità, giustamente, perché anche il Milan maschile ha un attaccante di 37 anni, però adesso noi non giudichiamo la mentalità delle 36 anni, anzi, come mentalità... sia Aslani che Nadim sicuramente, ora Nadim ha giocato mezza partita, però non abbiamo dubbi che Nadim abbia la mentalità, la speranza è che sappiano trasmetterla anche alle proprie compagne, no? Nel senso che... Sì, sì, questo è chiaro, ma infatti quando... Allora, qui è un discorso un pochino più ampio, no? Però in generale quando si dice perché il calcio italiano, in nazionale come con il club, comunque è ancora un passo indietro, no? Rispetto ai top level, per forza, perché la realtà è che noi, sotto il profilo della mentalità... per quanto ci sia grande impegno, ancora paghiamo, ma in fondo è abbastanza inevitabile, perché poi le nostre big sono tutte giocatrici che per metà carriera hanno fatto le autodidatte come tutte le generazioni precedenti, compresa la mia, e solo diciamo negli ultimi anni hanno iniziato invece ad appartenere ad un calcio non solo professionistico come status, ma professionale anche con tutto quello che gli ruota attorno, quindi è inevitabile che poi ogni tanto si perdano anche loro in qualche aspetto dentro o fuori dal campo che certifica, no? Dove, certo. Effettivamente ancora c'è tanto da lavorare, e tu lo sai, io dico sempre che per me diventeremo realmente competitivi per vincere, quindi non solo competitivi per ben figurare, comunque con le generazioni future, con le bimbe che oggi hanno 10-12 anni, perché obiettivamente c'è da costruire ancora tanto. Quindi è per quello che ti dico che a Milano ben vengano, no, campionesse, e poi appunto ti lascio raccontare tutti gli aneddoti che hai, perché sono due super campionesse, però guarda caso arrivano a fine carriera. Cioè, non arrivano anche, anche vero, perché qui si nomina Vero, sì, in chat. Anche certo, vero, poi la fortuna certo è stata che Vero sta vivendo una seconda e terza giovinezza. Esatto. Ma io ti dico, anche Aslani, no, che spesso viene criticata, alla fine era quella che ha segnato più gol. No, così. No, il suo l'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto, e sicuramente tutti ci si aspettava, no, di più dalla svedese, perché poi quando la vediamo giocare con la nazionale... è un'altra giocatrice, cioè ha una incidenza dentro alla partita nettamente più determinante, ok? Perché comunque non è mai stata una bomber, però io dico anche che alla fine a volte predicare nel deserto non è facile, no? Per far fare il salto di qualità alla squadra. Quindi sono proprio curioso di capire, ma avremo, non so, un 4-4-2 con Nadine e Aslani attaccanti del Milan? O veramente quando chiude il mercato è una staffetta tra le ma due? Il mercato chiude domani. Io sono... No, giovedì mi sembra. Giovedì, sì, comunque sì. Ne parliamo settimana prossima. Insomma. Esatto, esatto. Martedì prossimo sapremo tutto. Però, Katia, scusami, qui dice Flavio, no? È difficile attrarre giovani senza visibilità europea. Però noi abbiamo due squadre, l'anno prossimo tre, che faranno la Champions. Tra l'altro, ricordo, perché vedo che siete tantissimi, dalle 21 seguiamo la Roma, Ajax Roma con voi, quindi aspettiamo i commenti, è tutto gratis su DAZN, quindi anche chi non ha DAZN si registra, dalle 21 si guarda Ajax Roma.
la visibilità europea, un pochino iniziamo ad averla. E il Milan potrebbe averla se azzeccasse una qualificazione in Champions, sì. Ah, no, ma ce l'ha anche, basti pensare, no, che l'anno scorso era stata in tournée in America e proprio lì giocò contro Nadine. Infatti poi non è un caso, no, che ha cominciato, no, a gestire dei rapporti e poi nel momento della necessità, cioè quest'anno che a un certo punto ha detto "Oddio, qua le cose non vanno bene", porta un talento di questo tipo in Italia. Però quando arrivano giocatrici così importanti, ma come dicevi tu, avanti con l'età, ecco, io mi auguro che siano soprattutto utili, perché hai visto, no, anche sui social del Milan, mamma mia, 3 giorni che parlano solo di lei, no? Ed è giusto, perché appunto poi adesso, come già qualcuno sa e ha scritto, lei non solo è una calciatrice, è una dottoressa e ha detto che in Laureato in futuro... medicina. Esatto, in futuro vorrà fare la chirurga, però era per sottolineare come alla fine sì, c'è bisogno di immagine per diciamo così, farsi conoscere, c'è bisogno di qualità ed entrambe, Aslani e Nadim, ce l'hanno, però poi c'è bisogno anche di tutto un contorno che le aiuti a rendere secondo il potenziale che hanno. Sì, Noemi ci dice, sono scelte di mercato, la Juve prende profili giovani e altre preferiscono altri profili. È vero, sono scelte, a volte non ti va Ma benissimo. aspetta, non è Cioè... vero, perché Caligaris non è giovane. È Cechini, ok, Sì, Belgrande, sì. Rocei, ok. No, dipende dalle situazioni, cioè non è vero in Pingvin è assoluto. giovane. No, non è vero in assoluto, capito? Dopo Dipende lì dal ruolo però, perché come centrale di difesa non punti sulla giovane. Punti sulla giocatrice esperta. Come attaccante speri di prendere una Ezzeghini che esplode, che ti fa due gol toccando, credo, tre palloni in due più o meno, partite. forse Ma ha 4, sì. fatto due gol. È un Esatto. po' fortuna, È è un un po' po' un bravura. potenziale da sviluppare, Certo. però appunto per stare, no, su Nadim e su Aslani, avevi al di là dell'aneddoto di Zlatan, anche insomma No, uno dei allora, temi che vedi, no? Aslani ha una storia pazzesca. Aslani è nato in Afghanistan, il papà era un generale dell'esercito che un bel giorno se n'è andato di casa, l'hanno catturato, l'hanno giustiziato e non è tornato più. Lei ha un sacco di fratelli e sorelle, adesso non mi ricordo se è un sacco di sorelle, sono partite di notte su un camion e sono andate, volevano andare in Inghilterra, volevano scappare dall'Afghanistan e andare in Inghilterra. Stanno su questo camion, ore, giorni, giorni e giorni di viaggio, scendono e dicono ok, siamo in Inghilterra, in questo campo profughi. Beh, insomma, sta in Inghilterra, un po' strana, sta in Inghilterra, fa un po' freddo e dicono loro: no, guardate che siete in Danimarca. E come? Siamo in Danimarca, vogliamo andare in Inghilterra, eccetera. Vabbè, ormai siamo qua. Lei in questo campo profughi ha visto dei ragazzi che giocavano a calcio, c'era una squadra lì vicino e ha detto: voglio provare questa cosa, questo sport, ed è venuto benino. Lei parla 8 lingue, credo che fra qualche mese saranno 9, si è laureata, ha giocato nei principali campionati del mondo, direi, viene da un'esperienza negli Stati Uniti, ha giocato nel Paris Saint-Germain, insomma è stata una molto molto importante, ha fatto una finale dell'Europeo con la Danimarca nel 2017. È un personaggio Sì, veramente parliamo di pazzesco. Nadine, perché forse Nadim, all'inizio Nadim! No, ti è no, scappata no! Aslani, ma L'ho è detta stato un Aslani? lapsus, sì, ma all'inizio, oppure ho capito male io, ma comunque... Racconto tutto. No, Allora, no, no, Nadim! no, Ah, no! però è stato Bastava! un lapsus, sai, Sì, quando... Nadia Nadim, Esatto, Nadia Nadim! esatto, No, esattamente. E no! Nadim! appunto, parallelamente, no, alla carriera si è laureata, come In medicina. sottolineava prima, Qualcuno le ha esatto. detto: ma forse devi scegliere se giocare a calcio ad alti livelli o studiare. Le ha detto: no, io riesco a far tutto, ho fatto tutto. Esatto, e per me, vedi, questa è una cosa... veramente che io ammiro tantissimo, no? Lei, come tante altre, no? Ne abbiamo anche in Italia di nostre calciatrici italiane laureate. E perché io stessa, no, quando giocavo, lo sai, tu mi conosci da una vita, ho sempre portato avanti, no, il doppio impegno, perché io penso che sia veramente stupido, passatemi questo termine, buttare via del tempo, senza rendersi conto che anche se il calcio ti assorbe tanto, soprattutto se sei ambizioso e vuoi ottenere dei risultati, ma quando poi smetti di giocare, se non hai delle competenze, poi diventa complicatissimo, costruisci una vita al di fuori. E quindi per me tutte le ragazze che hanno appunto avuto questa idea, è vero, sacrifichi della vita sociale, personale, della vita legata magari alle relazioni, al riposo, eccetera, però io lo trovo indispensabile e mi auguro che questo aspetto continui sempre nel tempo, perché poi dopo alla fine uno dice: bene, ma lei cosa farà da grande? Farà quello che vuole, Ah, certo. perché può scegliere di restare nel calcio sotto vari aspetti, oppure può scegliere appunto, come ha detto, comunque di andare in ospedale e cominciare la carriera da chirurga e dimostrare che anche lì, insomma, può diventare una specializzata
molto, molto abile. Quindi, voglio dire, direi che lei è un esempio come tante altre, ma più di altre perché partiva da una situazione decisamente così, no? Un po' particolare. E per chiudere su di lei, prima di ritornare un attimo all'aneddoto di Zlatan, no? Che dicevi prima, che dire, sì, ha giocato, è entrata, una cosa importante è che sta bene. Certo. Ha calciato un paio di volte in porta, comunque confermando insomma che è già pronta, non è come quella calciatrice, no? Che arriva e gli serve il rodaggio, però magari non ha 90 minuti ieri, cioè, no, beh, certo, anche Janogy, ieri eravamo vicino, no? alla panchina di Della Fuente, l'hanno chiamata, cioè, come va, ce la fai? E lei, basta, non ce la faccio più, perché anche lei veniva da qualche mese di inattività. Sì, esatto. E quindi niente, mentre appunto io ripeto, sono curiosa, mi piacerebbe vedere se poi rimarrà l'attacco Aslani Nadine, attacca 2, attacca 3, insomma, voglio dire. Quindi fa un po' di sta scova, via. No, no, ti dico, sono curiosa, no? E quindi prima mi dicevi, perché sono curiosa io di ascoltarti, oltre che i nostri amici a casa, qual era il... No, vabbè, ma perché si parlava della Svezia, no? Sì. E la Svezia è un paese in cui il calcio femminile è seguitissimo. Loro sono fortissime, sono state fra le prime a investire sul calcio femminile. Quindi qualche anno fa l'attaccante più forte della Svezia, Katia se la ricorderà, era Lotta Schelin. Lotta Schelin era fortissima, proprio un bomber, altissima, veramente tanto forte. E Ibrahimovic in una conferenza stampa una volta si arrabbiò tantissimo in Svezia, perché disse: ma voi vi rendete conto che io, come scendo da un aereo in qualunque posto del mondo, mi intervistano e mi chiedono: chi sei? Sei più forte tu o Cristiano Ronaldo? Sei più forte tu o Cristiano Ronaldo? Appena arrivo in Svezia mi fermate sotto l'aereo e mi chiedete: sei più forte tu o Lotta Schelin? Non è possibile, io non vengo più in Svezia a fare le interviste. Questo per farvi capire. E Zlatan non conviene mai farlo arrabbiare, ovviamente. Però questo per Dio, io Dio. Esatto, io Dio, dice, figurati se... Eppure in Svezia è così, lì lo paragonavano all'attaccante più forte della nazionale femminile, e lui si è Esatto. No, è vero, è vero. Questo appunto, no? Grazie Marti, perché adesso che l'hai raccontato mi è tornato alla mente anche a me, e questo per avvalorare la tesi di chi è Aslani, perché ok, non è Lotta Schelin, ma anche lei cambiato. Sì, è è fortissima, più anche lei, recente. esatto, è più attuale proprio perché gioca ancora.